Il ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha provato a rassicurare il Senato per quanto riguarda quello che sta accadendo in Sicilia dopo i più di 1000 clandestini che sono sbarcati. È riuscito a rassicurarvi? Ma noi ne siamo usciti più preoccupati. Ha parlato di un'agenda europea sull'immigrazione, ma con comodo, il che dimostra ancora che l'Europa non sta valutando attentamente l'emergenza che c'è sul fronte dell'immigrazione. Questa agenda europea che dovrebbe insediarsi a maggio, quindi fra 2 mesi, e che dovrebbe occuparsi per esempio delle politiche comuni d'asilo. Ricordo che lo scorso anno ci sono stati ritornati da vari paesi dell'Europa 15.000 immigrati che erano arrivati per la prima volta in Italia e ricordo che il Premier Renzi prima dell'estate dello scorso anno, prima dell'insediamento del semestre europeo, aveva parlato come primo obiettivo quello del riconoscimento, del mutuo riconoscimento d'asilo, cosa fallita. Ha parlato di valorizzazione degli immigrati quali figure professionali e talenti, come se nessuno sapesse che in Italia abbiamo un tasso di disoccupazione elevato. Ha parlato di potenziamento del controllo delle frontiere Schengen, ma limitandosi solo agli aeroporti e alle frontiere terrestri. Nulla per quanto riguarda le frontiere marittime. E qui a dimostrazione del fatto che Triton è un colabrodo, peggio ancora di Mare Nostrum, noi siamo perché le imbarcazioni di Triton vengono messe sul Nord Africa per bloccare le partenze. Insomma, per noi è un disastro totale, abbiamo in Italia 67.000 immigrati cui si dà accoglienza, costo 1 miliardo all'anno senza contare i minori non accompagnati, abbiamo nei primi 2 mesi dell'anno un'esplosione degli sbarchi con tanti morti, solo ieri 1000, insomma un disastro totale, i territori che scoppiano, ci sono problemi sociali, problemi economici, problemi della sicurezza, senza contare anche il pericolo del terrorismo. Quindi una profonda delusione per la Lega Nord, le soluzioni sono altre.